Anche questa settimana una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura, come sempre tantissimi argomenti, quello centrale, il corpo principale della puntata sarà dedicato alla frutticoltura biologica. Andremo a Falicetto, frazione di Verzuolo, comune del Saluzzese in provincia di Cuneo linea per tutti gli approfondimenti da un frutteto a Michelangelo Pellegrini. Ben ritrovati, noi siamo a Falicetto, una frazione centralissima rispetto alla frutticoltura del saluzzese e dell'agnaschese. Qui vogliamo illustrarvi quello che è un percorso che è stato fatto dalle imprese agricole, come lo fa questa, lo fanno in tante altre, per andare verso un concetto di integrazione di quella che è... L'agricoltura, diciamo così, che viene svolta nell'ambito delle imprese in riferimento a quella che è la filiera agroalimentare potenziando la presenza e come dire, il protagonismo dell'agricoltura stessa e dell'azienda stessa. Tutto questo nell'ambito anche di un progetto, di un focus area. Eh, voluto dal piano di sviluppo rurale misura 121 e questo per garantire anche eh, uno sviluppo, una prospettiva a quella che è eh, la frutticoltura, in questo caso anche biologica, eh, avendo già fatto questa scelta di fondo. Ecco, mi sembra che eh, siamo in presenza di un mondo frutticolo che è completamente cambiato in vista anche di quelle che sono le normative europee e regionali di conseguenza. Sì, un mondo frutticolo che in questi ultimi anni ha avuto una forte evoluzione eh, soprattutto nella, nella produzione, nella qualità eh, della produzione. Infatti eh, qua ci troviamo in azienda biologica e eh, molto è la tendenza eh, verso questa nuova eh, forma di agricoltura, sicuramente più rispettosa dell'ambiente, però non, non, non dimentichiamo che eh, quasi l'80% delle aziende eh, seguono comunque una lotta integrata, eh, che è un passo è comunque anche importante nella, nella qualità della produzione per dare sempre più un prodotto garantito ai consumatori. Ecco, queste garanzie arrivano anche Cesare da quello che è il percorso dell'assistenza tecnica, no? che ha in qualche modo prima introdotto concetti eh, di lotta guidata per arrivare poi all'integrato e per arrivare poi sempre più avanti, voglio dire, ecco, la vecchia lotta calendario che si faceva, e parliamo poi solo di 15-20 anni fa, ormai è scomparsa insomma. Sì, ormai è completamente scomparsa. La maggior parte, se non la totalità dell'azienda, e si può dire di più, la totalità dell'azienda ormai lavora in agricoltura interna. Integrata o in agricoltura biologica, che è un po' la nuova evoluzione. In tutte e due le tipologie di agricoltura le imprese sono impegnate nel ridurre al massimo l'impiego di mezzi chimici e quindi l'impiego anche di input esterni e nel favorire, ehm, si, si può chiamare così ecco, una certa qual, eh, naturalizzazione del percorso. Eh, noi qua abbiamo avuto progetti importanti, c'è un progetto che si basa sul confondere per esempio i lepidotteri perché questo questi non si riproducano più, abbiamo avuto il più grande progetto nidi europeo, si sono messi all'interno dei frutteti dei nidi che... Ehm favorivano gli uccelli insettivori e quindi aiutavano a diminuire l'input di mezzi esterni per combattere gli insetti dannosi. Anche l'impollinazione con le api mi sembra che rientrasse un po' in questo discorso qui. Ecco. Su quasi tutte le specie l'impollinazione principale, essendo in pieno campo, viene fatta con le api, ci sono proprio, il momento della fioritura viene riservato a questo e ci sono degli apicultori nomadi che spostano, eh, dietro alla fioritura, spostano i loro alveari, le loro casette per poi venirla a ritirare una settimana due settimane dopo quando la fioritura è terminata. Ecco, Ramello, tu che ti occupi di più diciamo, degli aspetti economici, no? quindi di quella che è la vendita poi dei prodotti eh, sul mercato. E qui sono aziende, queste come ripetiamo, tantissime altre in questa zona, eh, dialogano con tutta l'Europa, col mondo intero, insomma ormai a livello di mercato. Ecco, la difficoltà oggi di distinguersi rispetto a queste peculiarità che con l'assistenza tecnica sono andate a caratterizzare soprattutto il settore frutticolo. Ecco. Sì, è una distinzione che deve essere sempre eh, più rimarcata eh, pur considerando che comunque eh, siamo eh, comunque ancora, anche se molto intensiva, comunque una piccola realtà a livello eh, europeo, a livello mondiale ed è importante quindi il dialogo tra i vari imprenditori agricoli, l'aggregazione dell'offerta omogenea per le varie tipologie di, di prodotto e, e, e quindi questo diventa importante anche. Una, una comunione tra virgolette eh, di, di, di offerta e di commercializzazione comune che è sempre un po' l'auspicio che eh, ci facciamo ormai da diverso, da diverso tempo, però eh, sembra che sia diventata ormai la cosa indispensabile da fare per poter dare lo slancio definitivo al settore frutticolo del nostro Piemonte e della nostra provincia di Cuneo. In questo momento sono in corso le operazioni di potatura, no? che sono, sembrano banali, ecco, noi siamo abituati a vedere i fruttetti belli carichi di frutta o comunque ben fioriti. Ecc. Qui sembra tutto morto, in realtà la potatura è il primo elemento che concorre a, alla qualità poi delle produzioni. Sì, sicuramente sì, si va a razionalizzare la produzione, ogni anno noi vorremmo avere la produzione sempre negli stessi termini, la natura non è così, si tenderebbe a produrre un anno molto e un anno poco, con la potatura si interviene per. Ehm, ehm, Cercare di migliorare questo aspetto qui, cercando di razionalizzare, di avere una produzione più giusta ed è il primo intervento che si fa durante l'anno, perché poi ci sarà anche il dirado per lasciare il numero giusto dei frutti. Oltre a questo serve a dare luce, perché i frutti per crescere hanno bisogno di due cose essenzialmente: di acqua e di luce. Con la potatura noi andiamo a introdurre della luce, i frutti hanno più luce e hanno anche più qualità organolettiche, quello in dubbio. Adesso andremo oramelo, a vedere come è organizzata il magazzino, e insomma, stanno preparando le mele per avviarle al mercato, eccetera. Eh, sempre di più, lo accennavi già un po' tu, eh, eh, si sente la necessità no? che il polo saluzzese sia dotato di un momento di trasformazione. Eh, proprio per alleggerire il mercato del fresco, ecco, ci sarà qualcosa di possibile, di futuribile? Insomma. Sì, è necessario soprattutto eh, in, questo, in questo polo frutticolo di, di eccellenza che è quello del, del, del Piemonte e del Saluzzese eh, cercare di eh, avere anche un momento di trasformazione, di, di una liquota di prodotto che inevitabilmente deriva eh, da, da, dalla cernita del, del prodotto fresco che viene messo sul mercato fresco, questo annualmente eh, abbiamo visto che si aggira intorno a, al 20% 100, eh, di media ed è importante questo anche destinare una trasformazione perché eh, il, i bambini di, di 8, da 2 a 8-10 anni, eh, quindi sul baby food. È necessità di consumare inevitabilmente frutta, però non si pelano eh, una, una mela o una pera, ma è necessario fornirle in modo trasformato, anche perché è necessario sempre di più educarli al consumo della frutta che eh, fa bene eh, alla salute a livello organolettico, e non, non lo dico io, ma lo dicono tutti eh, i medici a livello mondiale e eh, quindi il consumo di vitamine fresche in questo modo eh, possa rendere più salutare la, la vita all'inizio dell'infanzia. Voi avete fatto la scelta, ecco, diciamo, di, di arrivare addirittura a certificarvi biologici, ecco, una scelta che oggi paga oppure no? Ma per noi è stata una scelta fondamentale perché è arrivata molti anni fa, insomma prime, il primo fruttetto in conversione è del 1999 e perché per, un, diciamo, per uno stile di vita nostro e per una necessità anche diciamo, eh, organizzativa dell'azienda abbiamo intrapreso questa, questa strada. Insomma. Eravamo un'azienda agricola con un magazzino per la, 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 il confezionamento insomma, della, della frutta che era un, un po' piccolino, faticava anche a uscire dal mercato del convenzionale, si, si faticava con la vendita e allora è proprio stata una necessità. Insomma. Abbiamo detto proviamoci, eh, ce lo sentivamo e, e abbiamo incominciato questa strada. Insomma, mio padre e mio zio hanno, hanno iniziato, io con ho terminato le scuole e poi sono arrivato subito ad aiutarli insomma. Ecco, voi oggi avete fatto la scelta di puntare eh, molto, di specializzarvi molto ecco, sulla mela, ecco, intanto che tipo di mele e quanta superficie portate avanti. Ma la nostra azienda è cambiata con gli anni, insomma. prima si produceva kiwi, pesche, albicocche e mele, poi per una, una sorta di necessità organizzative, come si diceva già anche prima, siamo, ci siamo spostati più sulle pomacce, abbiamo, abbiamo circa 4 ettari, 4 ettari di pero e abbiamo mh, circa un, un 30 ettari di, di melo insomma, che sono son, son gestiti dalla, dal gruppo familiare. Insomma. Ecco, e poi avete il magazzino attraverso il quale confezionate e dialogate col mercato europeo, almeno, ma anche oltre. Sì, eh, soprattutto europeo, quello è un po' una pecca secondo me della. Dell'Italia, insomma, perché noi con l'Italia lavoriamo poco. Eh, facciamo, penso che si, si faccia un 10% di, di vendita con l'Italia e tutto il resto va, va all'estero, soprattutto in Europa. Qualcosina oltre mare, vendiamo anche un po' in Brasile, però tendenzialmente si lavora molto con il nord Europa. Ecco oggi parlare di filiere e di, eh, come dire, di, di grande potenzialità che ha l'impresa agricola nell'ambito della filiera è un discorso che diciamo anche, va anche molto di moda no? in realtà ecco voi eh, pensate che questo discorso qua riuscite a realizzarlo oppure l'azienda agricola ha difficoltà comunque a sfondare in questa direzione ma l'azienda agricola seria ha delle ottime possibilità perché il mercato ci sta, venendo, ci sta dando ragione insomma mh, paradossalmente adesso che si, si ci sono più aziende che si convertono al biologico, eh, comunque c'è più, più richiesta e si fatica anche meno a vendere il prodotto. Qualche anno fa che eravamo molto, molto, eravamo molto poche aziende. Penso che qua, qua in provincia di Cuno nei primi anni 2000 eravamo 4-5 aziende e c'era anche difficoltà, un po' più di difficoltà a venderla perché probabilmente non c'era ancora un mercato completamente maturo insomma, per questo genere di prodotto. Secondo me è molto interessante, e fatto seriamente perché ricordiamoci sempre che. Siamo noi a metterla faccia come italiani, come piemontesi, come saluzzesi, a metterla faccia sul nostro prodotto, perché qualsiasi prodotto che parte dalla nostra azienda sarà identificato in tutta Europa, perché comunque c'è una tracciabilità seria che, che lo segue. Ci stiamo giocando le carte adesso, eh, sono fondamentali. Eh, adesso è il momento di fare veramente la scelta giusta. Chi, come so, tante aziende stanno, si convertono diciamo, nella, in agricoltura biologica devono sapere che bisogna fare i seri, dimenticare il convenzionale, cominciare a vedere con un un'ottica diversa. Ci sono dei corsi eh, da seguire assolutamente, non è una perdita di tempo. C'è gente che è informata su, su, questo, su questo settore. Eh, bisogna ascoltarli e bisogna come dire, chinare un po' la testa e ripartire da zero. Non sappiamo tutto, nessuno sa tutto. Noi, dopo vent'anni di esperienza, non sappiamo ancora tutto. Io tuttora faccio dei corsi, spesso faccio dei corsi di agricoltura biologica e anche biodinamica, dove comunque si cerca di... Um Migliorarsi sempre. Bene, noi eh, ti ringraziamo no, per, per averci dato queste illustrazioni, anche per aver presentato questa azienda e ci trasferiamo nel magazzino del, dell'azienda dell agricola stessa proprio per vedere un attimo come vengono lavorate ecco, le mele in questa stagione e per vedere anche ecco, quelle che sono le potenzialità di commercializzazione, non solo in Italia, come si diceva prima, ma soprattutto all'estero. Ci vediamo dopo. Torniamo a falicetto, parliamo ancora di frutticoltura biologica, questa volta ci stabiliamo in uno stabilimento di produzione per capire come la filiera produttiva riesce a incidere sulla bontà della frutta. Ora noi abbiamo visto, abbiamo lasciato il frutteto dove viene effettuata la potatura, che abbiamo detto è la prima operazione dalla quale parte la vita nuova di produzione del frutteto per quanto riguarda il 2018. Però in questo magazzino si stanno ovviamente lavorando le mele che sono state prodotte nell'autunno 2017, ecco. Parliamo un attimo e spieghiamo ecco, che cosa succede alla mela quando viene raccolta, viene staccata dal fruttetto e poi viene portata qui nei magazzini. Noi appunto facendo il biologico non possiamo fare nessun tipo di trattamento alla mela quando viene raccolta e quindi viene semplicemente messa nelle celle frigorifere. Noi abbiamo due tipi di celle, quelle a lunga conservazione che sono ad atmosfera dinamica. E di solito quelle appunto le, come quelle che stiamo lavorando adesso le portiamo da gennaio in avanti. Abbiamo altre celle invece normali, diciamo dove si inizia praticamente subito dopo la raccolta la lavorazione, il confezionamento. Ecco, mi dicevate che eh, queste celle non avete un gran freddo, cioè è un freddo cantina, diciamo se vogliamo? Beh no, il freddo è su un grado, un grado e mezzo, però appunto senza nessun tipo di di trattamento con gas perché il biologico non, non lo consente quindi e voi cominciate, a lavorare, voi cominciate a lavorare a novembre praticamente quindi a confezionare e andate avanti fino a quando? Finché avete mele ovviamente sì. ma la stagione qual è? Ma diciamo iniziamo anche prima diciamo anche da settembre perché con le mele estive e eh, si va avanti fino verso marzo-aprile dell'anno dell successivo quindi si fa spazio per le nuove che arriveranno. C certamente, poi da agosto in avanti arrivano quelle nuove voilà. e si va. Il ciclo è questo. Le persone che vediamo qui e adesso che insomma, sono attorno a queste macchine, eh, che tipo di, 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 di operazione svolgono? Questa calibratura, ecco, perché sì. si fa? Si fa per, eh. appunto, per suddividere i vari frutti nei vari calibri e poi per selezionare il prodotto in modo che non ci siano prodotti con dei difetti, prodotti guasti, insomma, perché, è chiaro. perché noi in campagna mettiamo, raccogliamo tutto in un unico cassone. Non facciamo... Scendi albero cosiddetto, no? Esattamente, ma? scendi albero. E poi qui in magazzino si fa la, la selezione, si scarta quello che, che non va e si suddividono per i vari calibri in base al peso di ogni frutto. Ecco, questa suddivisione anche perché le catene estere con le quali lavorate vi, vi chiedono un discorso diciamo, di precisione in questo senso. Assolutamente sì. sì bisogna, essere, fare molta attenzione nella lavorazione, non, insomma, confezionare, poi ci sono diversi tipi di richieste, di, di confezionamenti. confezionamenti con le, nelle nostre. O con, o con gli alveoli, oppure si fanno anche i vassoi da quattro frutti, oppure qualche volta la rinfusa, nel senso di 13 kg netti, in modo che loro così non devono più pesare nulla. E... Ecco, quindi, poi vendono direttamente questo tipo di, di confezione fatta così. Ecco, esatto. Diciamo. esatto. Ecco. Ma 13 kg sono tanti, all'estero funzionano. Sì, sì, sì. sì, sì. 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 Che, qui, sento dire che qui vogliono le mono, addirittura la, la monodose o la, la dose. Ma nel, nel bio c'è ancora questa tendenza. Speriamo ah. che duri. Sì, di farsi eh. la fornitura come si faceva un tempo, ecco, sì. porta a casa una cassettina di mele, sì. insomma. diciamo eh. che è, è una questione più legata ai negozi specializzati, Il, la grande distribuzione lavora unicamente su Vassoi. Mentre il negozio specializzato, che sono i, i classici negozi unicamente bio, vendono tranquillamente la rinfusa come i, i negozi convenzionali, però sono specializzati. Sì, sì, quindi praticamente eh, anche lì ci sono diverse tendenze, si può scegliere, ma eh, direi che forse all'estero eh, il, il fatto di farti la provvista è, è ancora una, una, una cosa che fa parte della cultura della gente. Ecco, diciamo. Direi di sì, è chiaro che le, i quantitativi che vengono. Ordinati sono decisamente inferiori rispetto al convenzionale, cioè noi carichiamo, vendiamo a, a pedane, non, non a camion. Certo, sì sì sì, è, è un concetto perché, completamente diverso. Perché è chiaro che, che la domanda è decisamente inferiore, quindi i clienti si approvvigionano un po' per volta perché sanno che poi la vendita è... Chiaro che è più, più lenta rispetto al mercato convenzionale. Ecco, però in generale la tendenza, non mi sembra di capire, del mercato è quella che la produzione bio è comunque in aumento, diciamo, no, rispetto, eh, e questa è una sensibilità eh, diversa che si è creata nel consumatore anche attraverso formule, no? È così. Sì, sì, sicuramente, sì. Sì, in Italia e almeno per quel che riguarda la, la nostra esperienza, soprattutto in Europa, c'è un, un forte aumento della, della domanda di, di prodotto biologico. Sì. Anche in Italia c'è da dire. Sì, sì. È una scelta quella che avete fatto che è, è, insomma, è, è vincente ecco, su tutti gli aspetti. Ma noi siamo soddisfatti, insomma. noi siamo partiti nel 2000 e quindi abbiamo avuto anche un po' di problematiche da risolvere, però siamo... Siamo contenti della scelta che abbiamo fatto ormai 17 anni fa. Scelta che si rifarebbe? Certamente, ad occhi chiusi è vincente, vero? Vincente, vincente sì. Ecco. sì, questo a dimostrare no, a dimostrazione, no, proprio che eh, eh, a volte bisogna anche avere del coraggio noi in economia, cioè, soprattutto quando si fa si imposta una linea seria e quando si parla di filiere, poi alla fine le filiere possono essere più o meno grandi, più o meno lunghe, più o meno corte, voglio dire, ma sono sempre filiere. No? Quindi l'importanza è che l'azienda agricola sia il perno attorno al quale si sviluppa tutto un concetto di mercato. Sì, è importante perché comunque nell'impresa agricola è un'impresa, quindi ci sono degli imprenditori, come abbiamo sentito poc'anzi, e quindi è importante queste scelte eh, crederci e portarle avanti. Io penso che nel mercato anche globale ci sia posto per tutti, i consumatori, eh, meno male, che hanno gusti diversificati, e quindi è importante anche eh, offrire del prodotto diverso, in questo caso come il biologico. E penso che comunque in frutticoltura, così come è avvenuto in viticoltura, questa tendenza. Della, della, della lotta integrata, quindi dal prodotto integrato e addirittura del prodotto biologico, sarà sempre più in aumento perché è richiesta effettivamente dal, dal consumatore. L'abbiamo già eh, verificato e sperimentato in viticoltura, la frutticoltura è partita leggermente dopo, ma arriverà sicuramente a dei livelli importanti come quelli del vino. E questo anche a sottolineare l'importanza no, della sinergia, come dicevano prima, anche la loro azienda si presta anche per giornate di studio, giornate della potatura, come quella che ci sarà tra qualche giorno, eccetera, voglio dire questo a significare che se, se si crea veramente, seriamente, questa sinergia, poi si diventa vincenti economicamente parlando. No? Sicuramente sì, ecco il tecnico e la consulenza tecnica sono a supporto dell'azienda perché tutti gli anni si deve innovare, innovare, cercare di migliorare, si migliora il processo, si deve migliorare il prodotto e questo a beneficio della filiera e poi del consumatore finale che è quello che noi vogliamo soddisfare in tutto e per tutto. Bene, vi abbiamo presentato una realtà che qui veramente è cresciuta in pochissimi anni, una scelta importante, convinta che i fratelli Rivoira hanno fatto no? e che oggi si sta rivelando vincente anche sul mercato nella costruzione di quelle che sono le filiere dove l'impresa agricola è posta al centro e non è invece un tassello messo da parte dove prima si soddisfano le esigenze economiche di tutti gli attori e poi anche quelle dell'azienda agricola. Qui si fa esattamente l'opposto, si parte dall'azienda agricola per arrivare poi alla commercializzazione e direttamente il più vicino possibile al consumatore, accorciando i passaggi e cercando di dare quei risultati economici che anche a livello di eh, piano di sviluppo rurale, a livello eh, di comunità europea, oggi mi pare sia l'orientamento vincente che eh, viene in qualche modo propugnato e spinto. Ci vediamo alla prossima occasione. Cambiamo argomento: massiccia e importante la presenza della Coldiretti Piemonte al recente festival del giornalismo agroalimentare che si è svolto a Torino Incontra. Si è chiusa la tre giorni dell'edizione 2018 del Festival del giornalismo alimentare a Torino, nel centralissimo Centro Congressi di Torino Incontra. Per due giorni si sono dati appuntamento giornalisti, blogger, comunicatori, ma anche professionisti della sicurezza alimentare, funzionari di amministrazioni pubbliche, rappresentanti di associazioni, per discutere di qualità dell'informazione alimentare in tutte le sue sfaccettature. Al festival hanno partecipato oltre 150 relatori, alcuni dei quali provenienti dagli Stati Uniti, una trentina in più rispetto alla seconda edizione. In crescita anche i frequentatori del festival, oltre 1.100, tra cui oltre 450 giornalisti, un centinaio di blogger, altrettanti comunicatori di aziende ed enti pubblici. Festival del giornalismo alimentare in un anno importante, l'anno del cibo. Un anno importante, siamo felici che torni qui a Torino questo evento importante. Eh, cibo che significa ovviamente un impatto economico, turistico sul nostro territorio. Abbiamo molti eventi a Torino quest'anno, oltre a Terra Madre e il Bocustor, ma cibo significa anche un approccio culturale al cibo che implica sostenibilità, attenzione al territorio e un regime alimentare che eh, sia di qualità. Da questo punto di vista Torino è una città all'avanguardia, fa molta attenzione al discorso alimentare. Sì, c'è un tessuto peraltro molto attento, le istituzioni collaborano, eh, noi adesso stiamo cercando di lavorare anche sulle mense, a settembre inizieremo con le mense fresche in alcune scuole reintroducendole. Eh, diciamo che la cultura del cibo la fai se ciascuno fa la sua parte. Quindi le istituzioni, il giornalismo che ringrazio per il lavoro straordinario che fa nel fare cultura, eh, le istituzioni, le scuole, ciascuno, il ristoratore, ciascuno ha un ruolo all'interno della comunità. I temi sono la comunicazione di un settore che ormai è alla Alta, no? Fa tendenza a comunicare il cibo, fa tendenza a comunicare anche il settore dell'agricoltura e questo ci fa particolarmente piacere perché per anni è stato un settore dimenticato e quindi eh, essere al centro della comunicazione in qualche modo è un dato positivo. E qualsiasi governo dovesse andare al potere, comunque bisogna ricordare che l'alimentazione è importante, non solo per chi la produce, ma soprattutto per chi la consuma. Sì, ma in questo ci pensano i cittadini, perché il cibo è un elemento fondamentale nella nostra vita, ma lo è nel vero senso della parola e quindi sempre di più c'è attenzione alla qualità eh, del cibo che introduciamo nel nostro corpo, ma c'è anche grande attenzione a come e dove viene prodotto. E questi sono i temi su cui noi siamo particolari. Sono particolarmente felici che ci sia diciamo, così, un focus importante in questo evento di Torino. Un appuntamento di fondamentale importanza perché l'Italia vive una situazione paradossale. A livello mondiale aumenta sempre più la richiesta delle nostre eccellenze alimentari. Bloomberg ci dichiara come il paese più sano al mondo grazie alla nostra dieta. In Italia, disinformazione, eh, un'informazione urlata, fake news, mode alimentari fanno percepire invece una situazione eh, diciamo quasi di pericolo, non fanno capire l'estremo valore della nostra alimentazione. Quindi, gli appuntamenti come quelli di oggi servono. Perché in maniera professionale, in maniera scientifica, in maniera oggettiva si comunichi quanto la nostra dieta, la varietà dei nostri alimenti, la qualità dei nostri alimenti sia il balsamo per diciamo, il futuro e sia quello che tra l'altro ci fa vivere. 82 anni, quindi media longevità più alta al mondo. La sicurezza alimentare è una priorità perché non si vende niente, non si compra niente se non è, il cibo non è percepito come sicuro. Quindi visto che siamo il paese più sicuro al mondo dobbiamo cominciare a raccontarlo meglio e lavorare quindi sulla comunicazione che non deve essere mai di eh, rallentare le informazioni per paura di far che succeda qualcosa, ma invece di condividere in trasparenza perché il consumatore vuole sapere, poi fa scelte consapevoli e mature, ma quindi trasparenza e, e strategie condivise di... Comunicazione. L'altro punto fondamentale è mettere la ricerca nel cibo, mettere più scienza nel cibo, più scienza nella sicurezza alimentare e stringere un'alleanza, una sinergia forte col mondo produttivo. Il mondo produttivo ha bisogno della ricerca, ha bisogno di chi fa ricerca in sicurezza alimentare, ma anche chi fa ricerca ha bisogno del mondo produttivo per capire come essere utile, come fare una ricerca che abbia una ricaduta per tutela del consumatore, ma per tutela soprattutto di un patrimonio straordinario che tutto il mondo ci invidia. Siamo molto lieti di ospitare questo evento, questo evento rappresenta una delle vocazioni ormai di questo territorio che è l'agroalimentare e il giornalismo è ovviamente la voce migliore per raccontarlo in tutte le sue sfumature. Eh, facendo attenzione molto alle fake news che negli ultimi tempi stanno prendendo un po' troppo piede? Come in tutti i settori, ovviamente anche in questo settore c'è questo rischio, Camere di commercio in prima linea però per promuovere i prodotti del territorio. Quindi Made in Italy al centro? Sicuramente, il nostro territorio è ricco di, di prodotti importanti e noi col progetto di Maestri del Gusto cerchiamo appunto di promuoverli. Quale impegno dei carabinieri a sostegno delle produzioni agroalimentari made in Italy e di qualità? Ma l'impegno dell'arma in questo specifico settore è risalente sin dalle origini. Le regge patenti istitutive del 1814 dicevano che i carabinieri vegliano alla sicurezza delle campagne, alla sicurezza dell'agricoltura, della nona dei mercati. Oggi i tempi impongono delle specializzazioni e l'arma con i suoi comparti di specialità annovera anche quello della tutela agroalimentare, nominativo che è in vigore dal 12 febbraio, da questo 12 febbraio e quindi questa è anche per me l'occasione per dire ai cittadini questa nuova denominazione che oltre ad essere un fatto semantico è anche l'affermazione di una missione, l'affermazione di un presidio che l'arma vuole dare alla imprenditoria enogastronomica onesta e al consumatore consapevole. Quale impegno della Regione Piemonte e segnatamente dell'Assessorato Agricoltura per le produzioni di qualità? Allora noi oltre a seguire la fase istruttoria dei, di riconoscimento dei prodotti di qualità, quindi DOP, GP e quant'altro, eh, seguiamo eh, le fasi di supporto a, a queste produzioni tramite il riconoscimento per esempio delle spese di certificazione, la misura 3.1 del programma di sviluppo rurale. Il supporto alla promozione, sempre tramite lo sviluppo rurale, eh, ogni anno investiamo circa 4 oltre 4 milioni di euro per la promozione in eh, Piemonte, eh, in Italia e anche all'estero tramite le associazioni, l'organizzazione dei produttori. Eh, investiamo anche per, in specifico per il vino eh, nei paesi extraeuropei e questo è un modo per far sì che i produttori piemontesi, i consorzi di tutela, le organizzazioni del mondo agricolo piemontese siano presenti su quei mercati e possano quindi anche individuare eventuali usi fraudolenti dei marchi piemontesi. Anche qui investiamo 10 milioni di euro all'anno di fondi che condividiamo con il Ministero dell'Agricoltura. Eh, ma poi non solo, abbiamo negli ultimi anni approvato alcuni brand regionali che mirano a selezionare nella, nella, nella grande distribuzione negli ipermercati della grande distribuzione i prodotti di origine piemontese per quanto riguarda il latte tramite il marchio Piemunto e per quanto riguarda il riso tramite, recentemente tramite il marchio Piemondina il marchio Piemunto ormai è dal 2016 attivo, Carrefour, Bennett, Coop Sogegross CRAI hanno aderito e con risultati consistenti. Il marchio Piemondina è attivo dal, dalla fine del 2017 e ultimamente a febbraio del 2018 il gruppo Carrefour ha aderito, aprendo uno spazio specifico all'interno di un proprio punto vendita per la, la, la vendita eh, così, eh, selezionata e individuata di eh, prodotti di riso provenienti da eh, risaie del Piemonte. Perché i consumatori spesso sanno poco dei trattamenti? trattati internazionali e nello specifico quelli riguardanti il cibo. I consumatori sanno poco di questi trattati perché sono trattati molto complessi che non riguardano soltanto il cibo, ma il cibo è un, una delle sezioni di questi trattati che hanno centinaia e centinaia di pagine di eh, questioni molto come dire, scritte nel loro linguaggio di burocratese, ma soprattutto perché c'è stata tutta una fase lunga in cui questi trattati non erano nemmeno messi a disposizione dei politici e che poi avrebbero dovuto votarli e quindi ovviamente eh, se, se già i politici facevano fatica ad avere accesso a questa informazione, figuriamoci la stampa, figuriamoci quindi i eh, lettori e i consumatori in generale. Eh, sono situazioni che vengono considerate, vissute come questioni lontane dalla vita di tutti i giorni, mentre invece poi finiscono per determinarle, perché se passano quei trattati lì cambia quello che troviamo nei supermercati, cambia quello... Che eh, troviamo nei supermercati sia dal punto di vista di quello che viene importato, sia dal punto di vista di come si ritroveranno a lavorare le nostre aziende quando saranno costrette a subire quella concorrenza lì, che necessariamente dovranno comunque cercare di adeguarsi, cercare di eh, vincerla questa gara che però purtroppo si fa a colpi di prezzi e non a colpi di qualità. Quindi è una specie di compito in più che la stampa dell'agroalimentare si deve in qualche maniera assumere, quella di riuscire a tradurre. Eh, in termini comprensibili e in termini anche come dire, di, di correlazione con le vite quotidiane eh, questi eh, trattati che apparentemente sono molto astrusi e molto tecnici e vengono sempre più discussi in stanze eh, riservatissime ma che invece riguardano tutti noi. Sul Noceta molta società civile ha fatto una battaglia comune a partire dalla Col diretti. Com'è finita? Allora sul noceta non è ancora finita per fortuna Abbiamo, eh, allora, il CETA ha, è, è stato forzato eh, l'entrata in vigore è provvisoria, si chiama così. Quindi tecnicamente a settembre è entrato in vigore, però adesso bisogna che venga ratificato perché questa provvisorietà diventi definitiva. Bisogna che venga ratificato da tutti gli Stati membri. E basta uno Stato membro che, non, che dica di no perché salti l'intera questione. Allora, c'è stato un momento in cui sembrava che un altro Stato europeo potesse fare questa parte non è andata bene. Oggi l'Italia che ha chiuso una legislatura senza ratificarlo, grazie a tutte le pressioni che ha ricevuto da parte del grande comitato Stop CETA di cui fa parte Slow Food, di cui fa parte Coldiretti, di cui ovviamente fa parte Fairwatch, ma di cui fa parte la CGL, insomma ci sono tantissime sigle. Eh, che si sono unite, ha chiuso la legislatura senza, eh, senza ratificarlo, l'Italia potrebbe essere il paese che a buon diritto peraltro, perché sulla eh, la parte sul cibo nel CETA è importante, l'Italia sul cibo è un paese importante, che a buon diritto potrebbe bloccare questo carrozzone. Passiamo ad altri argomenti e servizi in ambito agricolo e agroalimentare. Innanzitutto un convegno sulle agromafie e la pirateria agroalimentare che si è svolto a Saluzzo nel Cunese, qui ha partecipato anche l'ex procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli. Poi un'intervista con l'assessore regionale Ferrero sul piano di sviluppo rurale, in particolare per l'insediamento dei giovani in agricoltura con le recenti novità. E il Cap Nord-Ovest che si presenta con i suoi nuovi trattori Massi Ferguson anche alla prossima della meccanizzazione agricola di Savigliano. Il procuratore Giancarlo Caselli, presidente onorario di Libera ed il presidente nazionale della Coldiretti Roberto Moncalvo hanno presentato all'antico palazzo comunale di Saluzzo il quinto rapporto sui crimini agroalimentari in Italia elaborato da Coldiretti e Orispes e l'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. Il settore che rappresenta una vera eccellenza del Made in Italy è sempre più al centro della agromafia, che si avvale anche della globalizzazione e delle nuove tecnologie per introdursi nella filiera del cibo, da qui l'impegno condiviso per fermare l'illegalità e per fare promulgare le leggi sui reati agroalimentari. La serata è stata organizzata dal Presidio Saluzzese di Libera dalla Chiesa in occasione della ventitresima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Presidente, in quale modo le mafie insidiano anche l'agroalimentare? Investono nei settori che più tirano e oggi il cibo e l'agroalimentare, l'agricoltura italiana è ricercata in tutto il mondo. Quindi anche le agromafie investono ormai a 360 gradi, dal campo alla tavola, dalla distribuzione fino a, ai ristoranti e ai locali di pubblico esercizio. Una presenza ormai diffusa nel paese, diffusa anche a livello internazionale con un fatturato che supera i 22 miliardi. Ci serve al più presto una nuova legge sui reati agroalimentari. Col diretti... La richiesta ha fatto una proposta importante con eh, il Comitato Scientifico dell'Osservatore Agromafia guidato da Giancarlo Caselli. Oggi c'è una proposta di legge eh, voluta e vagliata anche eh, dai ministri uscenti della Giustizia Orlando e dell'Agricoltura Martina. Oggi abbiamo bisogno che il nuovo governo quanto prima trasformi questa proposta di legge in legge dello Stato, perché per dare nuovi strumenti alle nostre forze dell'ordine, ai nostri magistrati, per colpire una volta per tutti. Chi fa contraffazione, chi eh, eh, fa del male alla qualità, all'immagine, alla reputazione del cibo italiano nel mondo. Abbiamo innanzitutto ricordato il generale Dalla Chiesa che a Saluzzo è nato, una delle tante, purtroppo tante, vittime innocenti di mafia, alle quali dobbiamo gratitudine e riconoscenza, e poi abbiamo parlato di agromafie, di illegalità in generale nell'agroalimentare con il presidente Moncalvo, analizzando attraverso il rapporto sulle agromafie che ogni anno viene pubblicato dall'Osservatorio di Coldiretti insieme ad Eurismes i principali profili del problema con qualche proiezione anche sul saluzzese. 700 candidati, quasi tutti poi eletti, hanno firmato un documento di adesione al progetto di legge di riforma dei reati agroalimentari e quindi... È scontato il loro impegno nella prossima legislatura perché dalle parole si passi ai fatti concreti, attraverso l'esame da parte del Parlamento che poi approverà quel che lo convince, cambierà, modificherà, trasformando questo progetto in legge dello Stato. La Giunta regionale, su proposta dall'assessore all'agricoltura Giorgio Ferrero, ha approvato una delibera che estende l'ammissione di domande già presentate sulla misura 6.1.1 del PSR, premio per l'insediamento di giovani agricoltori, grazie alle risorse avanzate dal bando analogo del 2016 a causa di domande decadute o ridimensionate rispetto al momento in cui erano state inserite in graduatoria è stato possibile destinare al bando 2017 ulteriori 2,459 milioni di euro che permetteranno di coprire tutte le domande ammesse in graduatoria. Rispetto alle 96 domande inizialmente accolte ci sarà dunque un incremento di 58 altre domande circa il 60% in più. Alla fine 154 giovani godranno dell'insediamento in agricoltura, un contributo a fondo perduto che vale 35.000 e 45.000 euro secondo l'area interessata. Ci sono oltre 2 milioni di euro che abbiamo aggiunto a questo bando che di fatto va a finanziare in gran parte coloro che avevano avuto un investimento finanziato ma non la misura insediamento. Eh, questo per noi è un dato positivo però non ci fermiamo qua, vogliamo ancora dare anche un segnale sugli altri bandi. In particolare abbiamo il bando integrato, cioè quello fatto da misura insediamento, sempre per i giovani, miglioramento sul quale contiamo di fare un ulteriore scorrimento, così pure per il bando diciamo, non riservato solamente ai giovani, una misura investimento sulla quale contiamo di dare un segnale e sulla quale sono anche presenti gli investimenti collettivi. Quindi dedicheremo il 2017 a mettere ulteriori 2017 i bandi ma con Finanza 2018 eh, a mettere ulteriori risorse su questi bandi e quindi per poter dare soddisfazione a più aziende possibili. Finalmente la Regione ha accolto quelle che sono le istanze che Coldiretti diretti ormai da un po' di mesi sta portando avanti per cercare di far rientrare come ammissibili e finanziabili. Eh, quelle domande presentate dai giovani ai sensi della misura 611 del PSR, quindi l'insediamento giovani, che purtroppo per carenza di risorse finora non avevano la certezza del finanziamento. Con una delibera dei giorni scorsi la Regione invece ha aumentato le risorse, ha provveduto a autorizzare uno scorrimento della gradatoria e di fatto questo consente la copertura complessiva di tutte quelle che sono le domande presentate ai sensi dell'insediamento giovani e della misura 611. Chiaramente auspichiamo che questo sia l'inizio di una fase eh, che preveda anche lo scorrimento della graduatoria, l'aumento di risorse anche per altre misure del PSR, vedi la misura 411 che a sua volta vede tutta una serie di aziende che sono eh, ammesse ma non finanziabili proprio per mancanza di risorse. L'accelerazione delle istruttorie e quindi la possibilità di scorrere graduatoria permetterà inoltre... Alla Regione anche di non dover restituire le risorse previste per il PSR perché nel 2018 ci sarà una verifica di medio periodo e chiaramente la Comunità europea chiederà conto alla Regione del livello di spesa che è stato effettuato. Riuscire a spendere risorse a favore delle aziende agricole è sicuramente una cosa importantissima e auspichiamo che questo avvenga appunto anche per altre misure. A Cuneo, in Frazione Ronchi, presso il Cab nord -Ovest, il primo showroom della Massey Ferguson che vuole presentare in questo open space le macchine della gamma. Ecco un momento importante, una scelta forte che il Consorzio Agrario ha fatto. Diciamo che sì, dopo cinque anni di mandato da concessionario Massey Ferguson sul nostro territorio, Abbiamo deciso di creare quest'area dedicata proprio all'area macchine con questo showroom che ci permette di mettere così a disposizione e in vetrina quelli che sono i mezzi principali del nostro marchio per il quale siamo concessionari sul territorio Massey Ferguson. Accanto a questa iniziativa, che direi molto, molto innovativa, ecco molto moderna se vogliamo, eh, anche sempre continua la vostra gamma di servizi, l'officina meccanica, la parte dei ricambi, insomma mi sembra un punto di riferimento importante siete diventati sotto questo aspetto. Certamente sì, abbiamo dato subito un valore e una sistemazione a quelli che sono i servizi principali per il nostro cliente, per il nostro agricoltore, quindi l'officina, le riparazioni e i ricambi, quindi la sostituzione di tutte quelle che sono le parti che servono alle nostre attrezzature. In ultima battuta siamo passati a questa fase che è un pochino più di visibilità e un pochino più di marketing alla fine con lo showroom che come si può vedere è molto simile a quello che è l'impostazione di una concessionaria auto. È fondamentale questo aspetto perché comunque qui parliamo di investimenti per l'azienda agricola che sono significativi, che vanno affrontati con molta, con molta attenzione e con un ambiente che consente di sviluppare, di chiarire bene quali sono tutti gli aspetti tecnici ed economici di un contratto di fornitura di un mezzo agricolo. Allora, ispettore, qui stiamo parlando dello showroom, ma che cosa ci sarà, che cosa presenterete come Massey Ferguson in questo nuovo spazio? I nostri clienti qui allo showroom del consorzio agrario delle province del Nord-Ovest potranno vedere buona parte della gamma Massey Ferguson che oggi vuol dire non solo trattori da 70 cavalli fino a 400 e oltre di potenza, ma potranno vedere anche tutte le attrezzature da finagione che oggi il marchio propone sul mercato. Quindi parliamo di arranghinatori, voltafieno, parliamo delle presse giganti, quindi presse quadre e anche rotto press, quindi il cliente potrà appunto trovare l'attrezzatura più idonea alla sua attività. Ecco la vostra presenza sul mercato è appunto una presenza a 360 gradi, cioè cercate di coprire non solamente la motrice ma anche tutto quello che viene in seguito, viene collegato. Ecco, alta tecnologia comunque. Sì, assolutamente. Oggi la tecnologia ha raggiunto dei livelli molto alti, l'azienda ha investito molto in questi anni sia sui trattori che sulle attrezzature, quindi oggi parlare di guida satellitare, quindi avere un trattore che si guida diciamo, in modo autonomo è ormai una realtà. E quindi tutti tecnologie però che devo dire è veramente utile per l'utilizzatore finale, quindi oggi anche l'agricoltore ha la possibilità di tenere sotto controllo i costi di gestione e quindi capire quando lavora con il trattore i costi e i benefici che ha tutti i giorni nella sua attività. E siamo alla settimana precedente, quella che è la fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano, veramente un momento importante per la meccanizzazione non solamente della provincia di Cuno del Piemonte, ma per l'Italia intera. Ecco, Massa e Ferguson con il Cab Nord Ovest, esce con un'offerta di una trattrice, veramente un'offerta speciale per la fiera. Sì, effettivamente sì. Alla fiera di Savigliano, ma già da questi giorni, presenteremo il modello MF 6713. È una macchina che viene venduta a un prezzo veramente competitivo e quindi per questo vi invito a venire alla fiera di Savigliano e scoprirete questo prezzo. La macchina comunque, nonostante sia una macchina di un modello base, comprende già aria condizionata, sedile pneumatico, inversore elettroidraulico e gomme da 5.40. Tra l'altro voi appoggiate sempre questi acquisti anche con dei finanziamenti a un tasso veramente agevolato, questo è anche importante oggi saperlo. Certamente che sì, su questa macchina siamo in grado di offrire anche fino a 5 anni a tasso zero. Insomma, quindi veramente c'è di che venire a Savigliano per incrociarvi e eh, vedere un attimo di cosa stiamo parlando. Insomma. Certamente sì, e aggiungo l'ultima cosa, questa macchina gode di 5 anni di garanzia o 2500 ore. C'è un motivo serio veramente per andare a valutare l'offerta che eh, oggi avete proposto. Sicuramente.